Ciao amici Fanblog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi vi racconto un'altra mia esperienza con lo shop di ricondizionati italiano Trendevice. Io sono Paoletto e questa è la mia recensione dell'iPhone 13 ricondizionato. Ovviamente questo non è un video sponsorizzato, quindi tutta farina del mio sacco. L'iPhone 13 di Trendevice ci arriva con questa confezione, quindi quella classica, ma volendo in alcuni casi si può scegliere anche la scatola originale ad un piccolo prezzo, credo intorno ai 5-6 euro, quindi davvero un prezzo piccolissimo. Ho preferito prendere la solita confezione, dove all'interno non ho trovato praticamente niente, oltre al mio iPhone 13, lo spillino per appunto la SIM. Gli eventuali accessori, ragazzi, vi ricordo che sono tutti opzionali. Spedizione molto rapida, ordinato, non dimenticherò mai, venerdì pomeriggio. Lunedì mattina GLS mi ha consegnato praticamente in super rapidità il mio iPhone. Io vengo da un iPhone 12, quindi un iPhone, quello base, quello classico, 64 GB di colore blu, sempre ricondizionato Trendevice, è stato praticamente quasi un anno con me senza il minimo problema. Ora l'ho accantonato, l'ho messo da parte perché lo devo regalare a una mia grande amicizia. E lui è il mio nuovo iPhone 13. Ho optato per il 128 GB, colorazione nera, perché volevo un iPhone nero, che non sto qui a recensirvi perché lo conosciamo a memoria. Lui, ragazzi, è il mio iPhone 13 ricondizionato Trendevice, 128 GB, l'ho preso grado A. Opto sempre il grado A, quindi non il grado A+, perché il grado A ogni volta che l'ho scelto mi ha sempre soddisfatto. In questo caso non ho trovato alcun segno, alcun graffio sulla scocca, neanche su tutti i bordi laterali, quindi praticamente nuovo, un piccolo graffiettino che è difficile vedere vicino alla piccola notch dell'iPhone 13. Una volta applicato un vetro temperato qui sopra, ragazzi, davvero non si vede più questo segnetto, quindi è praticamente pari a nuovo. Ha una batteria con stato di capacità massima al 100%, in tantissimi mi chiedete la capacità massima, ragazzi, qui siamo al 100%, quindi una batteria praticamente nuova, ovviamente non è un telefono vecchissimo, quindi un telefono che magari è stato usato, ecco, meno di un anno, qualche mese, è stato ridato indietro e Trendevice ci ha messo le mani e lo ha rivenduto. Quindi funziona tutto, il funzionamento è perfetto in ogni sua parte, sia come nel processore che comunque, ragazzi, è pazzesco. L'ho trovato anche migliore rispetto a quello dell'iPhone 12, ma ho trovato migliori tutte le prestazioni. Ovviamente non c'è quell'upgrade che ti fa strappare i capelli, meglio perché me ne sono rimasti pochi, ma davvero ho preferito questo iPhone 13 rispetto al 12. Anche nella fotocamera, le fotografie le fa meglio. Per me, che ho l'occhio allenato anche con i lavori che faccio, devo dire che ho notato la differenza. C'è la modalità cinematic per i video, abbiamo una modalità notturna migliore, abbiamo la selfie che secondo me fa qualche incarnato restituito meglio, quindi ho preferito, ecco, l'iPhone 13. Ovviamente se avete il 12 potete tranquillamente tenerlo, ma se venite da un iPhone un pochino più vecchio puntate direttamente, come nel mio caso, sul 13, perché vedrete sicuramente la differenza. Per tutto il resto funziona perfettamente, batteria più o meno siamo sullo standard del 12, forse qualche ora in più, ma credo perché sia nuovo. E tutto il resto, ragazzi, va bene. We'll be right back.
quindi questo acquisto di 3 su 3 device mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché questo iPhone va praticamente come nuovo, è come se fosse nuovo. Ovviamente dov'è il guadagno? Quanto ho speso? Siamo intorno ai 700 euro per la versione da 128 GB. Poi ci sono i vari gradi, potete anche scendere qualcosina in base alle offerte di Trendevice, offerte non sempre con lo stesso prezzo, perché gli iPhone che si ricevono, ragazzi, non sono gli stessi, quindi i prezzi possono variare. Ma io vi dico, se non vi importa appunto di avere uno smartphone, un iPhone 13 come nel mio caso, nuovo, e volete risparmiare, ecco, quella 200 euro che non sono affatto poche in questi tempi, date un'occhiata al sito di Trendevice. Un risparmio maggiore si ha sicuramente acquistando gradi inferiori o modelli più vecchi, o come l'iPhone 11, l'iPhone X, l'iPhone XR, lì c'è davvero tanto da risparmiare. Io vi lascio tutto in descrizione a questo video, spero che questa nostra chiacchierata vi abbia fatto un pochettino capire come funziona Trendevice, ma come funziona soprattutto il mondo del ricondizionato in generale, che non è solo l'ecologia, non è solo il risparmio energetico, ma è anche il risparmio di soldi che noi riusciamo ad avere con acquistando un iPhone, come in questo caso, pari al nuovo. Come sempre, tutti i link in descrizione a questo video. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e venitemi a trovare anche su Telegram, tech.offert, il mio canale ufficiale con tanti codici sconto. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video e come sempre grazie per il vostro tempo. Ciao!